Salve a tutti, siamo di ritorno da Francavilla. Sinceramente oggi non era una giornata molto, perché già siamo partiti male, perché il percorso era tutto fuorché un percorso per una gara a cronometro. E il sottoscritto ha avuto dei problemi con un camion trovato sul percorso, quindi sono dovuto ripartire per ultimo. E niente, la gara è andata bene, abbiamo fatto diciamo un buon tempo. Giuseppe è arrivato primo della sua categoria, è arrivato. Giuseppe, vuoi dire qualcosa o vuoi che dico tutto io? No, Gianluca, lascio a te la parola. Allora niente, abbiamo naturalmente, l'organizzazione ha lasciato un pochettino a desiderare, perché sinceramente organizzare una gara a cronometro su un percorso da fare tre volte lungo 3 chilometri, quindi c'erano più ripartenze che strada dritta, allora conveniva sicuramente venire con la bici da strada, e magari oggi avremmo fatto prima la gara Oria e poi saremmo venuti qua a fare questa cronometro, perché tutto era fuorché un percorso con la bici da cronometro. Va bene, andiamo avanti. Abbiamo aspettato a lungo che uscisse la classifica per via dei tempi fatti a mano, possiamo dire a mano, fatti a mano, carta e penna. Abbiamo aspettato abbastanza, abbiamo comunicato a casa che potevano mangiare, perché qui la cosa andava per le lunghe, infatti è andata per le lunghe. Finalmente è arrivata la benedetta premiazione e hanno premiato Giuseppe. E adesso io sto sistemando il premio che Giuseppe ha ricevuto, perché ve lo voglio far vedere. Un attimo di pazienza. Eccola qua, questa bella maglia da DJ. Taglia L, quindi non gli andrà sicuramente. La regalerà a me, la regalerà, perché a lui penso che gli entrerà soltanto l'avambraccio. E niente, per questa maglia abbiamo aspettato quasi 2 ore, abbiamo aspettato, e niente, si conclude così la nostra giornata qui oggi a Francavilla. Domenica prossima altra cronometro a Novoli, organizzata dal nostro amico Luigi, quindi un nome e una garanzia. Speriamo Luigi, mi raccomando. Cronocoppie, Giuseppe in compagnia di Gianluca Tundo, io in compagnia di Santino per via dell'età. E niente, che dire? Un saluto a tutti, ci vediamo domenica prossima. Giuseppe. Niente, Gianluca, confermo quello che hai appena detto, ci aggiorniamo poi sicuramente domenica per un'altra avventura, dai. Speriamo che sia un'avventura diversa, sinceramente. Ma come hai detto tu, sarà sicuramente diversa. Niente, un saluto a tutti e alla prossima. Ah, questa maglia forse è per donna, da quello che sto vedendo. Sicuramente è per donna, quindi non la può nemmeno regalare a me, vuol dire la regalerà a sua moglie. Arrivederci, alla prossima, ciao.